Buonasera da Massimo Barchesi e da Luigi Carbone, che vi parlano dallo stadio Diego Armando Maradona, grazie alla collaborazione tecnica di Giuseppe Arizzi. Tra pochi minuti inizierà l'anticipo della 36esima e terz'ultima giornata del campionato di Serie A. Napoli-Udinese è una gara importantissima, soprattutto per il Napoli, che sta lottando per entrare in Champions League. In questo momento la formazione di Rino Gattuso occupa la quarta posizione con 70 punti alle spalle di Atalanta e Milan, che ne hanno 72, in testa ovviamente all'Inter campione d'Italia. E il Napoli ha sicuramente delle buonissime possibilità di farcela, anche perché ha un calendario non impossibile, almeno sulla carta, a cominciare dal match di questa sera. Affronterà l'Udinese, che occupa l'undicesima posizione insieme al Bologna, quota 40 punti. Un Udinese già salva, che non ha nulla da chiedere a questo campionato, e vedremo un po' come affronterà la partita il Napoli di Rino Gattuso, che sta attraversando un momento di grande forma, reduce dalla larga vittoria allo Stadio Pico contro lo Spezia 4-1 con un Osimhen travolgente, doppietta e assist per il giaguaro nigeriano, che sarà anche questa sera al centro dell'attacco del Napoli. A Insigne attacca sempre il Napoli, c'è Fabian Ruiz al limite, si porta il pallone sul sinistro, la conclusione, c'è una deviazione e ci sarà un altro angolo in favore del Napoli, il secondo della partita. Stavolta sarà battuto alla sinistra di Musso, e allora vanno Zielinski e Fabian Ruiz alla battuta di questo tiro dalla bandierina. Pallone corto, va in chiusura De Paul, pallone corto, Zielinski per Fabian Ruiz, il cross, Osimhen di testa, e poi si divora il gol di Lorenzo all'interno dell'area di porta. Clamorosa opportunità fallita dal Napoli, ed era in posizione regolare, credo. Sì, non ha sbandierato l'assistenza. Assolutamente, quindi, no, all'interno dell'area piccola, praticamente quasi a porta spalancata, sul colpo di testa di Osimhen, Di Lorenzo ha calciato alto. Clamorosa opportunità per il Napoli. Esattamente all'undicesimo minuto, siamo ancora 0-0. Mentre adesso attacca Napoli. Osimhen, la parata per Zielinski, il gol dell'ex, il Napoli in vantaggio al 28esimo minuto. Piotr Zielinski, e sono 8 per lui in campionato, nonostante il passato all'Udinese. Esulta Zielinski, e il Napoli al 28esimo si porta in vantaggio, Napoli 1-0. Era stato bravissimo Musso sul primo tentativo di Osimhen, che si era presentato a tu per tu con il portiere dell'Udinese, sulla respinta prontissimo Zielinski, che ha accompagnato il pallone in rete. Napoli 1-0 Zielinski. È stato molto freddo Zielinski, perché il pallone gli è tornato indietro abbastanza velocemente, ha messo subito il piatto per riuscire a ribadire nella porta, che ormai era sguarnita dopo la prima parata di Musso. Stavamo proprio dicendo che il Napoli non riusciva a imprimere ritmo, non riusciva più a essere pericolosa. Ci ha smentito subito con una verticalizzazione improvvisa e una buona azione di Osimhen, che prima ha controllato facendo valere la sua fisicità il pallone, ha scagliato un tiro pericoloso. È stato bravo Musso, ma Zielinski ha seguito perfettamente l'azione, ha potuto così sbloccare questa partita che stava diventando complicata. Attenzione Osimhen, pallone alto, opportunità ancora del 2-0 per il Napoli, sulle ali dell'entusiasmo la formazione di Rino Gattuso. Ci sarà un calcio d'angolo in favore della formazione partenopea, calcio d'angolo che sarà battuto ancora alla sinistra di Musso, con il Napoli che ora continua ad accelerare dopo il gol del vantaggio realizzato da Zielinski al 28esimo minuto. Ha sferrato pochi istanti fa il gol del 2-0 la squadra di Rino Gattuso, calcio d'angolo che viene battuto, vediamo stessa scena, Fabian Ruiz e Zielinski con il cross in area di rigore, pallone che è stato allontanato, recupera ancora il Napoli, tutti nella metà campo dell'Udinese, Usai da ultimo uomo, l'apertura è per Zielinski in posizione regolare, mette giù il pallone, poi c'è Fabian Ruiz, calibra il sinistro, Fabian Ruiz, gol straordinario al 31esimo minuto, il Napoli raddoppia, stava quasi per uscire Fabian Ruiz, pochi minuti fa è rientrato nelle migliori condizioni evidentemente, perché ha piazzato un sinistro magnifico a giro sotto la traversa, e in 3 minuti il Napoli segna 2 gol, Napoli 2-0, la rete di Fabian Ruiz per lui è il terzo gol in campionato.
micidiale 1-2 del Napoli, davvero è rete bellissima da parte di Fabian Ruiz, davvero un euro gol, ha ricevuto il pallone un paio di metri fuori dall'area in posizione leggermente defilata sulla destra, ha controllato anche un po' lentamente, infatti stavo pensando proprio che fa, tira, ce la fa a tirare o no, e invece ha fatto partire un tiro ad effetto davvero splendido che si è insaccato nel 7 alla destra di Musso proteso in tuffo proprio sulla sua destra, non è riuscito a raggiungere il pallone. Fabian Ruiz ha questi numeri, ha un tiro formidabile che spesso tenta, e questo è stato davvero una perla questo gol dello spagnolo. Sì, un gol bellissimo davvero quello di Fabian Ruiz, 2-0 in favore del Napoli, che ci ha messo veramente un attimo per imporre la sua legge. De Cao sulla destra per Molina, per De Paul, c'è Pereira che chiama palla, c'è Okaka in area di rigore, conclusione, rete, gran gol di Stefano Okaka, e l'Udinese riapre la partita al 40° minuto, un diagonale fulmineo da parte di Okaka che realizza il gol numero 4 per lui in campionato. Napoli 2 Udinese 1, gran gol davvero di Okaka, davvero un capolavoro perché lo ha costruito in due momenti diversi, prima difendendo con il fisico il pallone dalla marcatura di Rachmani, aveva bozzato anche un raddoppio, un compagno di squadra del Napoli, ma è riuscito a girarsi nonostante la mole Okaka, e poi ha scagliato un diagonale davvero forte e preciso nell'angolino alla basso alla destra di Meret, davvero un fulmine a ciel sereno, è stata la seconda conclusione verso la porta del Napoli, la prima nello specchio da parte dell'Udinese, ma è stata vincente, bravo anche De Paul in questa circostanza a trovare il filtrante giusto per il compagno che comunque era circondato dalle magliette dei difensori azzurri. L'impostazione della manovra affidata a Bonifazi, vediamo Bonifazi che serve Strigar Larsen che ora è passato a destra, attenzione all'errore, Lozano 3-1, ed ecco che significa impostare dal basso, l'errore da parte di Musso che ha sbagliato il rinvio corto, ha regalato in pratica il pallone al Ciucchi Lozano che non ci ha pensato su due volte, è entrato di prepotenza in area di rigore e con il destro ha battuto Musso, un gol regalato dal portiere dell'Udinese al Napoli che si porta sul 3-1 la rete del Ciucchi Lozano. È stata davvero una scheggia il messicano che ha capito l'intenzione di Musso, passaggio abbastanza leggibile da parte del portiere, è stato anche bruciato sul tempo, se non vado errato lo stesso De Paul a cui è riuscito Lozano a sottrarre il pallone, sì si tratta proprio dell'argentino, dell'uomo più forte tecnicamente dell'Udinese, è stato bravissimo Lozano a sradicargli il pallone, un passo in avanti, c'è stato un momento forse anche di indecisione perché c'era anche Osimhen a cui poteva dare il pallone, ha preferito la soluzione personale, ha fatto bene visto l'esito, è riuscito a trovare l'angolino alla destra di Musso, 3-1, possiamo dire un 3-1 meritato per il Napoli. Vediamo l'Udinese, c'è questo cross insidioso con pallone che scheggia la traversa, addirittura è arrivato questo cross, Meret aveva dato la sensazione di essere lì sulla traiettoria, il pallone ha scheggiato proprio di pochissimo la parte alta della traversa. Vediamo Pereira, occhio all'Udinese, c'è la conclusione con pallone sul fondo ancora di Owe-Yan. Osimhen contro Bonifazi, occhio Osimhen, va in mezzo Osimhen, converge, porta a spasso tutta la difesa, tiro alto di Osimhen, che giocata da parte di Victor Osimhen con leggera deviazione di Musso, credo, perché sarà calcio d'angolo. Davvero azione stupenda di Osimhen. Zielinski dalla bandierina sta per effettuare il cross con traiettoria ad uscire, ecco l'ex Udinese, mano lassa di testa, si salva Musso e poi arriva Di Lorenzo per il gol del 4-1. 4-1 per il Napoli, Di Lorenzo che si era divorato un gol nel primo tempo, stavolta non poteva proprio sbagliare, tappino vincente da parte dell'ex Empoli, terzo gol per lui in campionato, il Napoli dilaga al 21° della ripresa, Napoli 4 Udinese 1. È bello davvero lo stacco di Manolas, non semplice
la parata di Musso che però ha tenuto il pallone lì troppo vicino a sé, ben appostato di Lorenzo che ha potuto questa volta con grande tranquillità ribadire in rete davvero da pochi passi dalla linea di porta. Nonostante questa prima metà di secondo tempo un po' svagata, è stato comunque premiato con il gol. Adesso il Napoli sta davvero facendo vedere tutte le soluzioni offensive che ha, anche quelle sui calci piazzati, quelle sul gioco aereo, dove sicuramente Manolas, anche lo stesso Rachmani e Osimhen sono dei giocatori che possono essere sempre pericolosi. Napoli che sta attaccando ancora, eccolo Politano che rientra col sinistro, non calcia Insigne, incrocio dei pali, una botta micidiale da parte di Insigne, incrocio pieno colpito dal capitano del Napoli, e quindi la squadra di Gattuso è andata ad un passo dal quinto gol. Mancano 15 secondi al 90esimo, poi sarà a recupero 4-1 in favore del Napoli. Scambiano Elmas e Demme, si impossessa del pallone Mertens, apertura per Politano, sovrapposizione di Di Lorenzo, converge Politano, potrebbe far partire il tiro, lo fa partire, poi Insigne controlla, tiro di Insigne, rete, è arrivato il gol di Lorenzinho. Insigne, il 5-1, la manita del Napoli, il gol numero 18. Va da Gattuso Lorenzo Insigne, lo va ad abbracciare, bellissimo gesto, perché Rino Gattuso è come se fosse il dodicesimo in campo di questo Napoli e merita davvero di andare in Champions League, perché sta compiendo un'autentica impresa con tutto quello che ha passato il Napoli in questa stagione. È arrivato il gol dunque di Insigne, il gol numero 18, che lo avvicina ulteriormente a Diego Armando Maradona, ora a 7 lunghezze, perché Insigne è a quota 108 con la maglia del Napoli, 108 reti, un gran destro a fil di palo dell'angolino basso alla destra di Musso. Napoli 5, Udinese 1, 2 minuti di recupero. Davvero un bel tiro, e soprattutto dopo un bello stop di petto proprio al limite dell'area, davvero da mostrare nelle scuole calcio il controllo, e poi la conclusione di prima intenzione proprio nell'angolino. Era anche un po' piazzato un po' troppo a sinistra forse Musso per riuscire ad arrivarci, ma insomma questi palloni non si prendono. E il gesto dell'abbraccio con Gattuso sicuramente è un momento significativo di questa partita, anche se siamo sul 5-1, proprio perché ecco, Gattuso ha avuto molti detrattori nel periodo più difficile del Napoli. Oggi molti si chiedono, e molti gli devono chiedere scusa, molti dovranno chiedere scusa, molti si chiedono se non sia invece il caso di proseguire con lui, anche se sembra che questo sarà davvero molto difficile per le lacerazioni che si sono consumate sia a livello sarebbe personale. Sarebbe giusto per Gattuso affrontare la Champions League con questa squadra, ma non credo che ci siano più margini per ricucire lo strappo con il presidente De Laurentiis. Anche io, conoscendo umanamente Gattuso, penso che sarà molto difficile. Dopo l'ultima vittoria alla Spezia, De Laurentiis ha twittato innanzitutto bravo Gattuso, poi bravi i goleador, ma insomma le relazioni poi si costruiscono non solo sui social. Finisce qui dunque la partita, il Napoli ha battuto nettamente l'Udinese per 5-1. Ricordiamo la successione dei gol, ha aperto le marcature Zielinski al 28esimo, il gol dell'ex, seguito 3 minuti dopo dal raddoppio bellissimo di Fabian Ruiz, poi altro bel gol, quello dell'Udinese di Okaka al 40esimo, nella ripresa all'11esimo Lozano, al 21esimo Di Lorenzo e al 45esimo Insigne. Ringrazio Luigi Carbone per aver collaborato con me in cronaca, ringrazio Giuseppe Alizzi alla parte tecnica, e tutto dallo stadio Diego Armando Maradona, dove il Napoli ha battuto l'Udinese per 5-1 ed ora è al secondo posto della classifica con 73 punti, in attesa dei risultati delle sue avversarie domani nella corsa alla Champions League. Da Massimo Barchesi la più cordiale buonanotte.